nuovo. È assurdo, un'altra gomma a terra. Hello, signor Lopar. Ha qualche problema? Oh, ciao, Manny. A quanto pare la mia auto ha un'altra gomma a terra. La terza in una settimana. Wow, è incredibile. Tre gomme in una settimana. Stella! Stella! Che dici, Brilla? È ancora giorno. Non si vedono le stelle. C'è solo un po' di vento. Non si riferiva alle stelle. Brilla stava dicendo stella perché ha visto una vite a stella. Esattamente quella infilata nel suo pneumatico. Ecco perché è a terra. Ah, beh, ma guarda un po'. Posso estrarla io, signor Lopart? È la mia specialità. Beh, io... Lascia che ti aiuti, Pim. Ho dei muscoli incredibili ultimamente. Ci siamo quasi! Oh, tutto bene, signor Lopart. Oh, sto bene, Manny. Sto benone. Dov'è Pim? Qui sotto! Presa! Ottimo lavoro, Pim. Possiamo aiutarla ad aggiustare lo pneumatico, signor Lopart. Non ti preoccupare, Manny. Sono piuttosto bravo a riparare pneumatici. Devo solo tirare fuori il crick dall'auto. D'accordo, Fluffy. Apri la portiera, per favore. Grazie, Fluffy. Ah, sì, molto divertente. Forza, Fluffy, apri la portiera. È un giochetto che le piace molto. Forza, Fluffy, apri la portiera. D'accordo. Oh, Fluffy, per favore, apri la portiera, così va meglio. Grazie, Fluffy. Oh, deve essere qui da qualche parte. Dove ho messo il crick? Può usare il crick che abbiamo noi, signor Lopart. Ah, adesso ricordo. Naturalmente è nel portabagagli. Ma dove ho messo le chiavi? Oh, brava la mia gattina! Fluffy? Torna qui, Fluffy! Fluffy Louis Lopart! Ridammi quelle chiavi! Arrivederci, signor Lopart. See you later. La porta! Salve, signor Lopart. Oh, ciao, Manny. Ciao, attrezzi. Apriti! Se vuole, posso spalare la neve davanti alla sua porta, così si aprirà più facilmente. Scusa, facilmente in che senso, Manny? Non sarà certo un po' di neve a impedire a un Lopart di entrare nel proprio negozio. D'accordo, signor Lopart. Buona fortuna. Quello che ci vuole qui sono i muscoli alla Lopart. Sta a vedere. Guarda qua, Fluffy! Sto facendo un angelo nella neve! Non è meraviglioso? Oh, Fluffy! Hello, signor Lopart! Che cos'è questa cosa? Ciao, Manny! Attrezzi! Questa è una nocciolina gigante! L'ho fatta costruire per pubblicizzare la mia colossale vendita di croccante! Sembra piuttosto pesante, signor Lopart! Vuole aiuto? Do you need any help? Ti ringrazio molto, Manny, ma non si è ancora vista al mondo una nocciolina troppo pesante per me. Come non detto, signor Lopart. Allora, più tardi. Ciao, Manny. Ciao, Trezzi. Molto bene, mia cara. Sarai anche grossa e pesante, ma non hai scampo se si tratta dei muscoli del vecchio Lopart. Oh, attenta, Fluffy! Ci sono quasi! Fatto! Questo sì che è stato un vero banco di prova per i muscoli del vecchio Lopart. Oh, Fluffy. Hello, signor Lopart. Oh, ciao, Manny. Attrezzi? Queste caramelle sono davvero enormi, signor Lopart. Sì, proprio così. Le sto usando per pubblicizzare la mia grande vendita di caramelle. Ma guardate questo. Queste caramelle sono robotizzate. Non devo fare altro che premere il pulsante per vederle lanciarsi in un'entusiasmante danza. È entusiasmante? Ci deve essere un guasto. Forse possiamo aiutarla. No, grazie, Manny. Sono sicuro che le caramelle balleranno il cha-cha-cha in men che non si dica.
Bene, signor Lopard, a più tardi. A più tardi, Manny, ciao attrezzi. Forse a questo aggeggio servono solo un po' dei muscoli del vecchio Lopard. Oh, adesso va bene. Oh, un po' troppo veloce questo cia-cia-cia. Oh, ehi, attenzione! Fermatevi! Oi, oi, e ora come faccio a pubblicizzare la mia vendita? Oh, grazie per lo sforzo, Fluffy, ma non è la stessa cosa. Charlie è agitato. È nascosto dentro quel cesto. Oh, ma che peccato. La mia Fluffy non si innervosisce mai. È una Lopard e noi non abbiamo paura di nulla. Oh no, di nuovo l'olio. Fluffy, vieni qua, non ci si comporta così. Fluffy Louise Lopard, torna qui. Hello, signor Lopard. Oh, ciao, Manny. Ciao, attrezzi. Che sta facendo, signor Lopard? Preparo un'offerta gratuita di dolci per la festa di San Patrizio, strizza. Così le persone che passano potranno scegliere da sole tra monete di cioccolato e confetti verdi. Lei è molto generoso. Oh, è il minimo che posso fare. Dopotutto, la famiglia di mia madre viene dall'Irlanda, quindi sono irlandese. Hai intenzione di partecipare alla parata di San Patrizio, The Parade? Ma certo, non mi perderei la festa del giorno di San Patrizio per nulla, Philip. Ci sarà anche una grande caccia al tesoro, davvero divertente. Caccia al tesoro? Cos'è una caccia al tesoro? Una caccia al tesoro è una gara nella quale si devono trovare oggetti diversi in luoghi diversi della città. Che tipo di oggetti? Per questa caccia al tesoro, tutti gli oggetti che bisogna trovare avranno a che fare con l'Irlanda. E dal momento che io sono un vero irlandese, sono sicuro che li scoverò tutti e che vincerò il premio in palio. Oh! Fare un giro sull'autopompa durante la parata. Wow! È un premio davvero favoloso! Sfilare a bordo del camion dei pompieri, The Fire Truck, durante la parata, che bello! Voglio provare anch'io! Non devi fare altro che partecipare alla caccia al tesoro. L'unico ostacolo è che vincerò io. Non per niente mi chiamano Lopard, l'irlandese fortunato. Ora è meglio che finisca di sistemare le pentole, così potrò partecipare alle celebrazioni. Manca l'ultimo tocco di rifinitura, la raddrizzo un po' e... Le serve aiuto, signor Lopard? No, no, grazie, non importa, Manny, faccio da solo. Va bene. Allora ci vediamo at the parade. Bye bye! Salve, signor Lopard! Oh, che meraviglia! Che ne pensi, Fluffy? Non è degno di un re? Sai, voglio sedermi qua su per un secondo per vedere che cosa si prova. Salve! Salve! Ah! Oh! Oh no, Fluffy, il sedile si è rotto! Che cosa possiamo fare? Questo sistemerà tutto. Ecco, come nuovo! Oh! Fluffy, torna qui! Cos'è stato? Diamo un'occhiata. Hello, signor Lopard. Oh, ciao, Manny! Ciao, attrezzi! Che sta facendo, signor Lopard? Ah, sto installando il mio nuovo impianto per il karaoke. Ah, un impianto per il karate? Karaoke, Tim, riproduce delle basi musicali su cui cantare. Esattamente. Sta per aprire un nuovo teatro e io devo esercitarmi nel canto e nel ballo. Faranno i provini per il primo grande spettacolo. Uno spettacolo? Ho sempre desiderato recitare. Oh, ma recitare di fronte a un grande pubblico mi spaventa un po'. Vuole che le dia una mano, signor Lopard? Oh no, grazie, Manny, ci penso io. Noi Lopard vantiamo una lunga tradizione teatrale che risale fino al mio prozio, il celeberrimo Sir Lawrence Lopard. La 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 la
Saranno gli altoparlanti. È sicuro che non le serva aiuto? Ho tutto sotto controllo, Manny, grazie. Bene, allora buona fortuna, signor Lopart. Arrivederci, signor Lopart. Voglio alzare un po' il volume. Oi, oi, Fluffy. È già ora della mia grande scena? Non ancora, signor Lopart. Si salvi chi può!